nostro aiuto e si sono fatti avanti. Quindi tra tanti problemi diciamo, le buone notizie, diciamo queste buone notizie, perché veramente per noi, io continuo a dire grazie a tutti, perché veramente tutti in un modo o nell'altro ci hanno dato l'aiuto materiale, ma anche questo entusiasmo per andare avanti. E ringraziando il cielo, anche questo entusiasmo sta diventando abbastanza contagioso anche per dei ragazzi che un po' spinti dall'alternanza scuola-lavoro, però si approcciano a Futura e rimangono a darci una mano. Quindi cioè, ci sono anche tante belle notizie. Grazie. Grazie. Noi abbiamo un simbolo forte che è questo. Scusate la mia voce oggi non è per me. Allora vogliamo aggiungere la parola solidarietà alla parola uguaglianza. È da almeno 12 anni che noi lottiamo perché questa parola sia un fatto, perché si produca un cambiamento sociale, perché si riconosca alle persone non solamente il diritto dell'accesso alle risorse, ma i diritti alle opportunità. Scusate, ho veramente qualche problema per quanto riguarda il poter esprimere questo, mi dispiace veramente tanto, ma io credo che noi dobbiamo essere soprattutto agenti di cambiamento sociale definitivo, non temporaneo. Ragionare sull'uguaglianza, sul riconoscimento e non sull'assistenza, perché la prima cosa di cui una persona migrante o immigrata da molto tempo ha bisogno è di essere riconosciuta, di essere visibile nello spazio pubblico. Credo che altri potranno dire meglio di me quello che noi stiamo cercando di realizzare in tutti i modi, con progetti, con ricevendo le persone, dando consulenza gratuita, promuovendo il progetto Consulta, ma il punto essenziale è siamo diversi, ma come dicono i nostri amici, compresi gli amici islamici, che abbiamo imparato a conoscere anche meglio, musulmani, come, hai ragione. Col tempo è stata cambiata la parola, da musulmano sui media si diventa islamici, ma l'Islam, lo diciamo, vuol dire pace, no? Allora, volevo dire appunto questo, che la questione è proprio di fare conoscenza, dare opportunità, ma riconoscere semplicemente il fatto che le difficoltà sono tante. Abbiamo un imperativo morale, secondo me. Noi abbiamo dimenticato che in mezzo a tutte le questioni che ovviamente dobbiamo risolvere, che abbiamo un imperativo morale: se non produciamo cambiamento noi del terzo settore, chi lo dovrà fare? La finanza, l'economia, gli interessi. Giustamente Carla Dell'Ami parlava anche in genere della povertà nel mondo, del land grabbing e tante altre cose. Dobbiamo riconoscere che abbiamo un imperativo morale. L'imperativo morale è fondamentale, perché è quello che marca la differenza, ma soprattutto partire da quello che in effetti ci avvicina piuttosto che cominciare a discutere di ciò che ci allontana. Cercare di dare un'diversa immagine, lavorare con i media moltissimo, perché i media producono immagini di paura, che producono insicurezza. Noi non ci conosciamo, non ci parliamo. Ci parliamo attraverso media, attraverso vari strumenti, con i nostri cellulari, eccetera. Non ci parliamo direttamente, non ci guardiamo in faccia. Quindi non voglio dire tutte le attività che noi svolgiamo perché sono conosciute, però vogliamo anche dire che bisogna fare conoscenza, perché non è ammissibile che oggi per un immigrato l'accesso al lavoro sia un ostacolo 10 volte maggiore che rispetto a un lavoratore autoctono. E ci siano anche delle norme che glielo impediscano. Ma le norme da che cosa nascono? Le leggi? Da un consenso politico che parte da una base sociale, dal fatto che si producono, si lavora sulle paure, dobbiamo sconfiggere le paure. E mi permetto. No. Buongiorno a tutti, io sono Gheati da
San Vincenzo de Paoli di Cremona. Noi non siamo abituati a parlare in pubblico, più che altro personalmente, ma a lavorare, a operare concretamente. Ecco, la nostra attività è nota un po' a tutti qua a Cremona, soprattutto per l'istituzione delle cucine benefiche, che proprio quest'anno fanno 100 anni. Infatti sono state istituite nel 1916 dall'allora vescovo Monsignor Cazzani, per le vedove, per gli orfani, eccetera, perché è in corso della Grande Guerra. Ecco, ci sono altre attività, è inutile che, cioè, non voglio naturalmente fare l'elencazione. Ecco, è una delle più grosse attività è quello di andare incontro naturalmente alle famiglie bisognose. Noi abbiamo partecipato all'attività, al progetto della lotta contro la povertà da San Vincenzo, da un paio di secoli praticamente è stata fondata a metà dell'Ottocento, appunto in questa attività contro questo danno che è appunto la povertà. La povertà che non è soltanto materiale, ma spesso e volentieri è anche diciamo così, di carattere sociale. Noi la vediamo tutti i giorni, la tocchiamo con mano, soprattutto in questi ultimi tempi, che manca il lavoro, le famiglie sono disastrate, eccetera, e vengono da noi per avere un supporto, un aiuto, eccetera, e noi facciamo quello che possiamo. Abbiamo tantissimi volontari, ci sono diverse sezioni, le conferenze parrocchiali, eccetera. Anche loro cercano naturalmente di dare una mano a queste famiglie. Ecco, c'è un grosso problema in questa associazione, che è il cosiddetto cambio generazionale, perché l'età media di quelli che si danno da fare è compreso sui 70-75 anni, eccetera eccetera. Mancano giovani. E il mio intervento più che altro è questo, quello di chiedere a Monsignor Vescovo un aiuto nei confronti, insomma, di fare un po' di sensibilizzazione negli oratori, ecco, diciamo così, per cercare di smuovere un pochino soprattutto i giovani. Ecco, da noi mancano i giovani, che dovrebbero rimpiazzare appunto queste persone che da anni si danno da fare e ormai l'età insomma si sente, ecco, si fa fatica a portare avanti questa attività appunto per mancanza di ricambio di persone. Grazie per quanto. Io sono le più volte sono presidente di ANFAS. Si faccia sentire anche laggiù. Certamente, ma penso che mi importano. Quest'anno ANFAS compie 50 anni, in ANFAS di Cremona. Quello che volevo sottolineare io, indipendentemente da ANFAS, e quello che fa ANFAS, è insieme a quello che si sta facendo qui come coordinamento di disabilità, è cercare di portare la massima inclusione delle persone fragili all'interno della società e diciamo anche delle amministrazioni. Perché abbiamo scoperto che forse è più facile includere le persone con disabilità nella società che includerle nelle amministrazioni. Le amministrazioni si nascondono dietro non ho i soldi e dietro non ho i soldi non vengono fatte le pari opportunità con molta fatica. Quando la signora Delani diceva della politica regionale sulla sanità lombarda, noi abbiamo una paura tremenda di cosa sta succedendo, perché
non abbiamo notizie, non sappiamo niente, c'è una confusione paurosa. Noi vogliamo portare avanti il ragionamento della disabilità, che è poi una, fondamentalmente una condizione. Se io riesco a risolvere le condizioni che portano le persone a essere disabili, forse la disabilità diminuisce. Ci stiamo lavorando, non solo noi come AFAS, ma tante altre associazioni, tante altre cooperative. Però voglio sottolineare l'importanza dell'inclusione delle persone fragili all'interno della società. In questo momento c'è una fatica tremenda, Le persone disabili sono poi tante, le persone con disabilità sono tante. E non sono solo quelle che si vedono perché è in carrozzina, perché ha il bastone, ma stanno venendo fuori disabilità e fragilità che prima non si conoscevano. I bambini che stanno entrando nelle scuole con l'autismo, con l'iperattività, sono un numero preoccupante. Le amministrazioni, la scuola, lo Stato, è sempre un passo indietro, purtroppo. Noi cerchiamo di fare il più possibile quello che riusciamo a fare, cerchiamo di fare meglio, portando avanti una tradizione che anche altri hanno portato avanti, quindi cerchiamo di andare avanti. Scusate, io voglio salutare tutti, ma li devo lasciare. Grazie. Intanto che ci pensate su un attimo, faccio un attimo di marketing. All'ingresso trovate dei volantini. Il 10 di maggio, presso il centro pastorale, le reti, perché l'associazione Donne Senza Frontiere e Medici Senza Frontiere, ma Tavola della Pace, Rete Donne, Forum, promuovono una serata in solidarietà con Medici Senza Frontiere sul tema della migrazione, particolarmente centrato sul tema delle donne e dei bambini. Purtroppo voi sapete che l'altro ieri ad Aleppo è stato bombardato l'ultimo ospedale di Aleppo, gestito anche da Medici Senza Frontiere, con 3 medici morti, di cui l'unico pediatra è rimasto nella città di Aleppo. Quindi noi vi chiediamo la presenza quella sera, perché crediamo che in questo momento un gesto di solidarietà con chi sul campo ogni giorno si batte, perché questa vergogna abbia un po' meno di peso, ecco, credo che, proprio come diceva un signore, cioè lo stare insieme su queste cose sia fondamentale. Quindi siete tutti invitati, trovate il video. Scusa, mi sono dimenticato, volevo portare anche i saluti. È l'età, è vero, infatti mi piacerebbe andare in pensione. Io non esiste pensione nel terzo settore, non esiste, vero? Lo so benissimo. Una delle fregature è il terzo settore. Quando si comincia, si va in pensione, si inizia a mettere nel terzo settore, pian piano poi uno si trova una cicatrice qui, una sorta di pensione. Volevo portare qui i saluti anche del centro servizi per il volontariato che c'è a Cremona, dove tantissime associazioni sono iscritte, sono presenti, servizi che danno. Volevo portare anche il saluto. Grazie. Poi parlo la parola, se no magari se ci sono altri intervengo anche loro. Vieni Mario, ciao. L'acqua ai giovani, allora prima la Silvia, poi la Silvia. Ci presentiamo. Sono Silvia Camisaschi, sono la referente del coordinamento provinciale di Libera contro le mafie. Quando nel 1995 Don Luigi Ciotti ebbe l'intuizione di fondare l'associazione Libera, associazione Nome e Numeri contro le mafie, lo fece proprio con l'intento di unire tutte le forze della società civile del paese
proprio nel tentativo di contrastare una delle piaghe che ancora attualmente nel nostro paese costituiscono un problema fondamentale per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell'Italia. È uno dei capolavori del nostro export poi, no? Purtroppo è così. È nata proprio Libera nella consapevolezza che il lavoro necessario della magistratura e delle forze dell'ordine, che è un lavoro di repressione ovviamente, di arresti e di confische, è un lavoro fondamentale ma non sufficiente. A cosa serve per tentare di aggredire le mafie, per tentare di aggredire il fenomeno della corruzione? Serve una cultura, serve un tentativo proprio, no, di partire da considerazioni etiche, di responsabilità civile e di una concezione della cittadinanza attiva e responsabile che tenti di togliere terreno culturale alle mafie. Allora, qui a Cremona, grazie all'aiuto di tante associazioni che fanno parte del coordinamento, perché Libera è un secondo livello sostanzialmente, si lavora nelle scuole, quindi tentiamo di sollecitare il mondo delle scuole, tentiamo di sollecitare su questi temi il mondo delle istituzioni, il mondo delle professioni, i sindacati, proprio perché ci deve essere una trasversalità e proprio, come diceva lei, il tentativo di una vera sinergia. In questo momento storico una voce per noi davvero importante, proprio davvero anche da un punto di vista tecnico secondo me, è quella di Papa Francesco. E non lo dico così, lo dico perché sul tema della corruzione davvero fa delle analisi importanti e quindi il posizionamento della Chiesa cattolica è un posizionamento fondamentale nel nostro tentativo veramente quotidiano, che ci sembra di svuotare l'oceano con un cucchiaino, e quando si ha invece poi una voce così importante come quella del Papa, che esattamente va in quella direzione, per me è fondamentale. Per cui ringrazio fin da ora quanto potremo fare insieme su questi temi anche a Cremona. Grazie. Allora, io mi sento un po' a disagio in mezzo a tante associazioni di volontariato bravissime, tantissime. Io faccio parte della Banca del Tempo. La Banca del Tempo è, consentitemi la definizione forse un po', ma è proprio un piccolo gioiello della cittadinanza attiva. Cioè, la Banca del Tempo non è solo... intanto non è un'associazione di volontariato, perché è di promozione sociale, e questo già si mette in una posizione, quasi mi inserisco in Libera con la cittadinanza attiva. Certo, non faccio confronti, però è altrettanto vero che noi, nel momento in cui scambiamo le capacità, i servizi, i saperi, in un certo senso diamo voce alle capacità di ognuno. Cioè, noi siamo proprio convinti che siccome nessuno sa fare tutto, ma tutti sanno fare qualcosa e possono comunque mettere in campo le loro capacità, questo fa crescere proprio le persone, fa crescere le relazioni, fa crescere il modo di intendere la comunità. Per cui noi non solo scambiamo il tempo, che è la cosa più preziosa che ognuno di noi ha, perché passa e poi non torna più, per cui bisogna spenderlo bene, siamo anche in grado di proporre il valore delle banche del tempo alle scuole. Siamo andati in parecchie scuole e i bambini capiscono al volo cosa vuol dire la reciprocità, cosa vuol dire scambiare, cosa vuol dire fare amicizia con gli altri bambini con i quali magari non legavano. E però, siccome c'è bisogno, allora la rete a un certo punto si forma anche nella classe. Noi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti, cioè nel senso ci piace questo tipo di lavoro, ci piace perché lo scambio comunque aiuta le persone a venire fuori con le loro, magari sentono valorizzati proprio nel vero senso della parola. Per cui io vi invito veramente a pensare a questo tipo di scambio, che c'è qualcuno che addirittura definisce le banche del tempo una marcia in più rispetto a un'evoluzione del volontariato, ma non voglio offendere nessuno.
nel senso che proprio si dà ma si riceve, si ha, non si ha vergogna di chiedere perché si sa che si potrà restituire, e tutto questo mette in moto proprio delle relazioni di fiducia, di reciprocità, proprio di amicizia, oserei dire, sotto tanti aspetti. Per cui questa è la nostra associazione. Buongiorno, faccio parte dei club arcologici territoriali e siamo sulla piazza, quest'anno facciamo il 30°. Io vorrei cogliere l'occasione che ci sono tante associazioni per cercare di farvi, di sollecitare, di conoscerci meglio, perché siccome sapete la piaga dell'alcol dilaga, tenete presente, poi vi lascerò perché ci sono tante associazioni che devono parlare. L'80% di chi frequenta assiduamente la nostra associazione si toglie dalla sostanza alcol e praticamente anche da altre droghe. Quindi nell'anniversario del 30° che lo festeggeremo il 16 ottobre, tenete presente che ci siamo sulla piazza e se qualcuno ha dei problemi noi ci siamo, anche sulla rubrica telefonica. Grazie. Se Agostino consente, per me. No, fai venire il torcicollo se rimani. Scusate. Grazie. Io sono Giusy, sono vicepresidente del Consorzio Solco Cremona, Consorzio di Cooperative Sociali, e volevo proprio solo intanto ringraziarlo per essere qui. E per appunto dedicarci questa mattina di ascolto. Da qualche anno siamo diventati anche noi soci del forum e credo che sia un tentativo di tenere insieme mondi che si trovano molto sui valori e poi si danno degli strumenti diversi per perseguire questi valori. Chiaramente il mondo della cooperazione sociale è un mondo, anche se vogliamo, a volte un po' più strutturato necessariamente, perché l'erogazione dei servizi porta poi a doversi dare degli assetti anche un po' più formali, però come dicevo, ecco, qua noi troviamo, ci sentiamo a casa. Primo perché molti di noi provengono dal mondo del volontariato e lo fanno ancora anche durante, anche insomma nel tempo libero, e quindi è un fattore comune. Seconda cosa che volevo sottolineare è che nelle nostre organizzazioni ci sono un sacco di giovani che lavorano, quindi probabilmente siamo una delle aree e dei settori in cui sono più impiegati i giovani al lavoro e che quindi perseguono il tema del bene comune e lo fanno anche provvedendo insomma a loro stessi e al loro futuro attraverso un lavoro. Credo, e mi permetto proprio solo di sottolineare, una delle necessità che sento più forti è quella proprio non tanto di creare delle cose nuove, ma di creare delle connessioni. E credo che in un ambiente come questo è possibile davvero fare molte cose insieme e farle diversamente. Gli esempi sono già stati portati prima e insomma non aggiungo tanto altro, se non una richiesta. Lei oggi è venuta a trovarci, non vogliamo che sparisca, soprattutto dai ragionamenti, ecco, cioè, abbiamo bisogno di tenere molto, molto alto il livello dei ragionamenti. Noi le possiamo portare la vicinanza delle persone, nel senso che sono quelle con cui ogni giorno ci prendiamo cura, e quindi consentire proprio di stare con i piedi nella realtà, e questo è un impegno che prendiamo. A lei chiediamo di tenere alto il nostro livello di essere capaci di connessione, essere capaci di mantenere fede ai valori. Grazie. Manuela e poi Marco. Buongiorno a tutti, sono la presidente di ACI Cremona, che è una grande associazione laica, quindi che contiene all'interno peraltro sensibilità e anche componenti molto differenti. Nella storia di ACI Cremona ovviamente c'è un impegno molto importante nelle reti di secondo livello, fin dal loro nascere insomma,
e anche comunque una storia di collaborazione molto importante comunque col mondo cattolico, col mondo delle associazioni degli immigrati, perché sta, e tante altre realtà, sta proprio nella nostra natura il desiderio di incontro, di contaminazione, di collaborazione anche con chi non ha, diciamo, la nostra impostazione. Rispetto all'incontro di oggi io vorrei, diciamo, portare uno sguardo e un'attenzione particolare a un concetto, oltre a quelli già molto bene raccontati, che è quello della responsabilità che credo noi abbiamo nel lavoro comune e nel mantenere delle relazioni anche positive di collaborazione, di un incontro che crea una ricchezza. Di questo dobbiamo essere consapevoli, perché la nostra società appunto non è solo un problema di tanto poco, di ricchezza, di cose che non abbiamo, ma sta vivendo proprio un momento di grande difficoltà rispetto proprio alle relazioni sociali. La politica è un po' in una situazione di impasse, per cui la politica spesso la viviamo come distante, come forse un po' disorientata e poco capace di darci risposte. L'antipolitica a sua volta, io personalmente, la mia associazione, ma credo tanti di noi, la vediamo un po' come un rischio, come una soluzione che non ci porta molto lontano, ma la nostra società ha bisogno di trovare dei percorsi di crescita e di tenuta, insomma. E qui credo che il terzo settore, le organizzazioni di volontariato e il terzo settore abbiano proprio anche la responsabilità, e se la devono sentire, di essere, siamo noi stessi, azione e soggetti di cambiamento. In particolare voglio anch'io ricordare appunto le esperienze molto belle di Libera, quindi sono proprio dei percorsi che ci permettono di lavorare. Io invito tutti voi, anzi tutti noi, a sentire queste cose come nostre e a partecipare sempre di più, perché questi percorsi sono quelli che concretamente realizzano poi azioni nuove e percorsi, prospettive per il futuro, sia Libera ma anche la filiera corta solidale. Appunto dove si cerca di creare dei meccanismi anche economici, quindi di creazione di mercati locali. Sono le cose proprio che ci collegano tra la vita nostra quotidiana e anche percorsi, se vogliamo, un po' più utopistici, come ci possono sembrare, come appunto i forum internazionali, l'Expo dei Popoli, la Tavola della Pace, tutte cose in cui ovviamente noi crediamo, ma che hanno poi bisogno di una traduzione anche concreta nella vita di tutti i giorni. Quindi invito tutti voi e tutti noi, insomma, ad essere sempre più attivi e sempre più partecipi e a riconoscere l'importanza di quello che facciamo. Ringrazio il forum per aver organizzato questo incontro, ringrazio il Vescovo perché veramente ci ha portato, ha accolto questo invito, e non era forse così scontato, ma ci ha portato anche un bel incontro che è fatto sicuramente di parole che vengono dette, di intenzioni, ma anche di ascolto, che è sempre una cosa molto importante a cui spesso non diamo la giusta importanza. Grazie a tutti. Sì. Buongiorno, Monsignor Vescovo. Marco Pezzoni, della Tavola della Pace, Nutrire il Pianeta e Nutrire la Pace, eccetera. E la prima riflessione è questa. Diceva adesso al Presidente Laci, ringraziando il forum, che bene, sempre che il Monsignor Vescovo sia disponibile, continuare questa riflessione, perché oggi non riusciamo a sciogliere tutti i nodi. Come Tavola della Pace e anche come forum intitolato a Primo Mazzolari, anticipo già l'invito al Vescovo per il 13 gennaio dell'anno prossimo, poi vedremo se spostare la data più o meno, perché vabbè, così ci portiamo avanti con Bruno Pugliano. Inviti per il 2018. Sì, esatto. No, perché abbiamo intenzione sul Tu non uccidere di Primo Mazzolari e sulla dimensione di come costruire, no, le risposte politiche e negoziali di pace, soprattutto nel Mediterraneo, di fare un grosso convegno nazionale proprio qui a Cremona.